da Roncalli a Bergoglio, passando per Wojtyła. Convitato di pietra, Paolo VI, da cui Ratzinger, unico vivente, fu creato vescovo e poi cardinale. La doppia canonizzazione di domani è forse l'altro capo di un filo lungo 56 anni e che lega pontefici nati addirittura in secoli diversi. Un papato pesante come quello di Giovanni Paolo II ha bisogno ancora di anni prima di essere decriptato. La figura di Wojtyła è comunque ancora viva nel ricordo di molti. Più sorprendenti le analogie che vengono dal confronto tra il pontefice di oggi e quello più lontano nel tempo, tra Francesco e Giovanni XXIII. Intanto l'ispirazione di entrambi è la figura del poverello di Assisi, alla cui benevolenza Roncalli, terziario francescano da adolescente, si affidò quando decise di spingere la Chiesa verso quella che è stata definita la più grande avventura del XX secolo, il Concilio Vaticano. Di entrambi poi la devozione verso la figura di San Giuseppe, il cui nome Roncalli ha introdotto nel canone romano e Francesco in tutte le altre preghiere eucaristiche. E chi ci ricorda Giovanni XXIII quando manifesta insofferenza divertita verso la pomposità e i rituali della curia, o quando primo pontefice dopo 200 anni decide di riprendere le visite periodiche alle parrocchie della capitale e sceglie quelle della periferia romana? Il non credente Scalfari, che ha da poco incontrato Francesco, quanto è simile allo scettico Montanelli rimasto a colloquio 55 anni fa con Papa Roncalli? Non a caso, agli anziani di oggi, il sorriso bonario di Bergoglio, che continuamente abbraccia la folla, riporta alla mente quello del Papa buono. Uomini e concilio, le sue aperture verso un mondo che Wojtyła ha addirittura esplorato in ogni angolo. Uomini per i quali è possibile essere d'accordo con Hannah Arendt quando si chiede come faccia la Chiesa a scegliere così bravi cristiani.